Buonasera a tutti, siamo live, molto bene, molto bene. Allora, datemi un secondo che condivido la live sul gruppo e si parte. Vi dice niente la paperella? Paperella, paperella. Siete pronti? Io sono pronto. Com'è la musica, troppo alta? Abbassiamo un po' la musica o la sento? Com'è? Buonasera, buonasera! Ciao Federico! Come va? Come si sente? Si sente la musica è troppo alta, devo abbassare? La musica va bene, dice Federico. E noi la teniamo così allora. Allora, dammi un secondo che condivido la live sul gruppo. Copia link, no. Dov'è share? I wanna share it, yes. Share, ok. Share now, share the story. More option. Share via. No. Share more option. Yes, share to a group. Yes. Vede commenti doppi, ma va bene. Preferisco averli doppi che non averli. E il nostro gruppo è carte Pokémon, scambio, compro, vendo, boom. Stai creando un posto, va bene. Live now. Ok, buonasera a tutti, dice Andrea. E buonasera Andrea, ciao Elia. Se riesco a condividere questa live nel gruppo sono veramente ancora più felice. Vediamo se ce la faccio, non sono proprio bravissimo con l'elettronica, tecnologia. Share. This is what I wanna do. Come on, let me do it. Niente, stai impazzendo, ci sono troppe cose aperte forse, non lo so. Come va? Siete pronti? Io sono carichissimo. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo progetto. Ragazzi, stasera c'è il giochino. Non vedo l'ora di vederlo. Quindi devo essere sincero, non l'ho mai fatto io. L'ho solo visto e non vedo l'ora di farlo. Sarebbe anche bello condividere, se ce la facciamo. Dov'è? Share. Come on. Let me do it. More option. Share to a group. Yes. That's what I wanna do. Please. Allow me to do it. Ok. Adesso schiaccio qua, giusto? Carte, Pokémon. Posso anche farvi vedere cosa sto facendo. Guardate che figo, eh. Siete pronti? Tac. Qua. Ta-da! Ma è bellissimo! Live now. E poi scriviamo: venite a prendere le vostre carte e pacchetti gratuiti. E basta. Invia. E abbiamo finito. Posting. Let's do it. Buonasera Gennaro. Ok. E anche quello è fatto. Possiamo chiudere qua. Però non voglio spoilerare l'altra cosa. Quindi passiamo di qua. Ma la tecnologia è troppo avanti. Sono felicissimo. Chiudi le pubblicità. Non ci interessano. Devo abbassare un pelo la musica però. Perché sennò divento matto. Ok. Troppa musica per me, nel senso che c'ho la cassa di fianco all'orecchio, mi sta scoppiando l'orecchio. Allora, mettiamo un attimino in ordine. La paperella la lasciamo qua. Tac, tac.
Sapete cosa vuol dire? Avete mai visto il gioco della paperella? Buonasera Giampiero, come stai? Buonasera e benvenuto! Giampiero, noi non ci siamo mai visti, benvenuto! Benvenuto nella nostra community. Siamo per iniziare. Sto giusto pulendo il set qua, perché siamo un po'... Sono io che sono un po'... Non incasinato, però. Come si dice? Disordinato? Ok, ho lasciato tutto in disordine. Ecco, mettiamola così. Colpa mia, mi prendo le mie responsabilità. Per piacere, non abbiatene. Ok. Ci siamo, ci siamo. E buonasera anche a Manola. Ciao, come stai? Benvenuto anche tu nel gruppo. Benvenuta, benvenuta credo. Non lo so. Cos'è l'anatra? L'anatra è il giochino di stasera. L'anatra è il giochino di stasera. Buonasera, ciao Francesco, come stai? Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera. Come va, come va? Siete pronti? Carichi? Allora, mi sa che aumenteremo comunque i 5 pacchettini che diamo in regalo questa sera, perché se siamo in così tanti, voglio cercare di far felice quante più persone possibili. È la prima volta per me, dice Manola. E benvenuto nel gruppo. Troverai un sacco di persone simpatiche. E benvenuta, benvenuta. Benvenuta, giusto, non benvenuto. Io vedo poco l'immagine. Benvenuto o benvenuta, Manola? Credo sia benvenuta. Come va ragazzi? Cosa volete fare allora? Volete fare? Facciamo un giro del giochino e cominciamo a dare via un pacchetto? O apriamo la mystery box dalla Corea? Cosa che volete fare per prima cosa? Ditemi voi cosa volete fare. E noi lo facciamo. Benvenuta, dice Manola. Perfetto, benvenuta allora. Sono molto contento che ci sei qua anche tu. E spero che ti troverai bene nella nostra community. Qua la sera spacchettiamo, regaliamo, vendiamo. Ci sono i pacchetti nel giochino. Facciamo il giochino, dice prima Manola. Mystery box prima. Allora, mettiamoci d'accordo. Due mystery box, un giochino. Andrea e Antonio dicono mystery box. E Manola dice vorrei fare il giochino. Gennaro anche dice mystery box. Siamo 3 contro 1, Manola. Mi sa che questa volta dovrei aspettare. Mi spiace tanto, per piacere non averne. E so che generalmente, insomma, essendo tu nuova e come ospite dovremmo fare quello che dici. Però cerca di capire che guarda qua tutte le mystery. Non possiamo semplicemente ignorare queste persone. Allora, spostiamo la papera. Ok? Spostiamo le carte. Prendiamo il box. Allora, questa sera, devo dire la verità. Oddio, lo vedete? Facciamo così. Allora, devo essere sincero. Per togliere l'etichetta ho distrutto il pacco, ok? Però non è un problema perché tanto adesso apriamo. Buonasera Rafael, come stai oggi? Come va? Fa lo stesso, dice Manola. Va bene, facciamo prima l'apertura facciamo la mystery box. E dopo la mystery box facciamo subito i giochini per dare via un po' di carte gratuite. Carte e pacchettini. Adesso, quello che vi stavo dicendo è, ho tolto l'etichetta di FedEx e ho distrutto il pacco, però è quello che è, adesso lo apriamo insieme live. I booster box, ok? Che ci sono all'interno di questa mystery box. Li facciamo in super sconto questa sera, quindi... Prima apriamo e poi vi dico i prezzi. Facciamo così? Siete tutti pronti? Apriamo sto pacco. Io sono prontissimo, non vedo l'ora. Ok. Vediamo di non tagliare i box che ci sono all'interno. If I can, I'm gonna try my best. Ok. La musica se n'è andata. Cosa è successo con la musica? Niente. Cambio della canzone. Qui l'ho aperto. State attenti come vi cadono tutti addosso, eh. Aprite le braccia perché stanno per cadervi addosso. Ti prego non cadere. Non lo so, è la mia prima... Oh, piano. Non lo so, è la mia prima connessione, ma stai... pagando l'ele. What?
Stamattina mentre aprivo un pacco nel negozio ho tagliato quasi tutto il contenuto, dice Antonio. Capita, capita, bisogna veramente stare attenti quando si aprono i pacchi. Stamattina mentre aprivo un pacco, ok, entra sto pacco, non entra, non ci entra, è troppo grosso. Ragazzi, dobbiamo fare per forza così, mi spiace, non abbiatemi. Cosa facciamo allora? Vi faccio vedere cos'è. Cos'ho rotto? Niente. Cos'è che è? Cos'è che è? Ditemi cos'è! Io vedo qualcosa che... Oh, è caldo! È caldo! Qualcuno sta prendendo fuoco qua. Miei cari, è un Charizard. Ruler of the Black Flame. È a fuoco? Spero che lo sia. Wow, dice Andrea. E Gennaro riconosce subito ossidiana infuocata. Ruler of the Black Flame, perché è la versione giapponese, è la versione coreana, che è la copia della versione giapponese, perché i coreani seguono quelli che sono i set giapponesi. Però le carte, bene o male, in questo set sono molto molto simili. E alcune promo sono all'interno del set, quelle che voi avete in italiano come promo sono in realtà all'interno del set, un po' quello che succede nei 151. Quindi abbiamo due Ruler of the Black Flame. Allora, fatemi pensare a uno sconto. Generalmente questi qua noi li facciamo a 2-3 euro. Io direi che possiamo fare 5 pacchetti per 8 euro. Offertissima. Quindi vi costa meno di 2 euro a pacchetto. Ok? Li metto da parte qua sulla sinistra. E vediamo cosa abbiamo. Poi, i prezzi ve li dovete ricordare, al massimo ve li ricordo io. Poi abbiamo 151 again. E questi qua li presi per fare la... per quando abbiamo fatto lo sconto. Non so se vi ricordate, sabato che abbiamo fatto la serata 151. Quindi io direi di tenere lo stesso prezzo che c'era quel giorno. E cos'erano? 3 euro a pacchetto, se non ricordo male. Quindi facciamo 9 euro, 3 euro a pacchetto. Se ne volete uno, ve ne do uno a 3 euro, ok? Poi, questo lo spostiamo. E infine, Obsidian Flames in Japan. No, 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 no. Questo qua è Ruler of the Black Flame in giapponese. E Obsidian Flame è la versione inglese. Questo pacchetto qua ce l'aveva in sconto il fornitore perché si è rotto. Cioè lui ha detto che era tutto rovinato. E quindi non dico che me l'ha regalato, ma mi ha fatto un ottimo sconto. Per questo pacchetto io direi che posso farvi... Facciamo lo stesso di Ruler of the Black Flame, quindi 5 pacchetti per 8 euro. E se non lo aprite voi, vorrei aprirlo io perché non ho ancora visto questo set. Eviros in coreano. Ce l'abbiamo Eviros in coreano, costa 3 euro a pacchetto. Adesso lo faccio vedere se lo puoi vedere. Fammi togliere la scatola. Questo, ragazzi, è quello che abbiamo tirato fuori dalla Mystery Box di questa sera. Quindi super sconti, 8 euro per 5 pacchetti Ruler of the Black Flame. Poi abbiamo 3 euro per i 151 e poi abbiamo stesso sconto dei Ruler of the Black Flame, 5 pacchetti per soli 8 euro Raging Surf. Quante buste escono in un box? Di solito 30 buste, allora sono 30 buste per i box normali e 20 per le edizioni speciali, quindi questo ne ha 20 e eventualmente, non so, per fare un esempio, Boat Remix ha anche lui 20 pacchetti perché è stata un'edizione speciale. E ad esempio V-Star Universe dovrebbe averne 10, se non ricordo male questo qua. Sì, ne ha 10 infatti. Quindi siamo a 20 per... come si chiama? 151 e 30 per Ruler of the Black Flame e Raging Surf. Ah, e come si chiama questo? Non mi ricordo. Questo si chiama Ruler of the Black Flame. E vi ricordo che nei 151 c'è garantita una Master Ball per box. Quindi all'interno di questo, e questo qua che abbiamo aperto durante sabato, non abbiamo ancora tirato fuori la Master Ball. C'è un libricino qua. Non abbiamo ancora tirato fuori la Master Ball. Quindi se volete possiamo piccare anche da questo. Quindi prendere i pacchetti da questo perché c'è garantita una Master Ball. Dentro questo box c'è ancora una Master Ball. Ci sono meno pacchetti perché abbiamo ripulito io e Gennaro i pacchetti che mancano e non abbiamo trovato niente. Quindi i pool sono ancora tutti dentro. Raging Surf non mi ricordo. Ok, Raging Surf, Raging Surf è Paradox Rift. Parte di Paradox Rift.
Questa qua è la lista completa in coreano. So che alcuni di voi sanno leggere il coreano, a voi. Se qualcuno vuole fare la checklist e spuntare le carte che ha, ah, ci sono i numeri, dai. Ci sono i numerini, non preoccupatevi. Se qualcuno lo vuole questo libricino, per ricordo, io ve lo do. Mi dite qual è il vostro box e ve lo metto dentro volentieri, ok? Penso che sia carino da avere, insomma, se siete amanti come me delle carte collezionabili e vi piacciono anche i volantini e queste cose, ve lo do volentieri, è per voi. E ce ne sono altri, quindi se apriamo magari un secondo box, ce ne sarà anche per una seconda persona. Mitsega, dice Rafael, tutti i giorni, leggo in coreano. Ne prendo due, Lele, 151. Sì, bello. Mitsega. Ok, questo qua l'ho già letto. Ci sta Raging Surf, il volantino lo prenderei io, dice Antonio. Perfetto, ricordami il tuo numero, Anto. Se ci sta Raging Surf, il volantino. Ah, in Raging Surf, non lo so. Adesso comunque lo apriremo Raging Surf stasera perché voglio io tirare. Non ho mai aperto questo set. Sai cosa faccio? Ve lo metto nei pacchettini che regaliamo oggi. Magari qualcuno di voi lo prende in regalo, chi lo sa, ok? 808, dice Antonio. Dammi quel volantino. Pronti? 808 per Antonio. Questo è il tuo volantino. E poi quando facciamo un altro punto lo metto dentro bene, non preoccuparti. There you are. Pronti. Mi daresti quello di 151, please? E facciamo così, se apriamo il secondo box te lo do più che volentieri, Andre, ok? Te lo mettiamo nel vostro. Un'altra cosa volevo dire. Chi è che ha detto vorrei due? Ah, Gennaro. Oh, ok, Gennaro, ho ricevuto tutto. Li apriamo subito? Io aprirei. Allora, io non voglio dire niente. La scelta è tua, Gennaro. Vuoi aprire il nuovo box o io ti consiglio di pullare da qua, perché tu sai che io e te abbiamo già tirato fuori le pacchettine da qua e non abbiamo ancora trovato la Master Ball, quindi è più sarebbe più furbo piccare da qua. Se vuoi ti apro il box nuovo come vuoi tu, dimmi tu Gennaro cosa vuoi fare. Ma per pagare bisogna fare come bisogna fare, io non ho poste pay. Francesco, se guardi nella descrizione noi abbiamo PayPal e se non hai PayPal puoi fare un bonifico istantaneo sulla Revolut, che arrivano subito. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È un bonifico istantaneo, li ricevo tutti i giorni. Sì, il vecchio, dice Gennaro. Sono mica. Allora, apriamo subito i pacchettini di Gennaro. Chi mi dice stasera di mettere il regalo nel game Obsidian Flame? Rafael, vuoi Obsidian Flame in regalo? E io lo metto, non c'è problema. Facciamo Obsidian Flame e vi do Raging Surf. Così almeno vediamo se c'è il libricino, ve li do tutti e due il regalo, non preoccupatevi, facciamo così allora. Ok, dice Francesco. Ok, Francesco, è molto semplice. Nella descrizione trovi e i dati per i bonifici istantanei o PayPal. Scelta tua, fai come vuoi. Questo è Gennaro, siete pronti? Allora, non c'è trick, quindi vediamo, mi raccomando, concentrati, sapete cosa vogliamo cercare, sapete cosa stiamo cercando. Miau, vero? Sapete cosa stiamo cercando. In realtà qua, hai presente Gennaro le promo che ci sono nell'UPC italiano e inglese, i Mewtwo, cioè Mew in la carta metallica, vabbè, quello non c'è, però ci sono i due Mewtwo in full art, quelle carte lì che sono nell'UPC in inglese le trovi dentro questi pacchettini, nel senso che nel set coreano le due carte promo dell'UPC che c'è nel set inglese e italiano le trovi direttamente nei pacchettini, quindi c'è possibilità che siano qua dentro. Più che altro avrei detto 151, ma ti costa di più 151 rispetto agli altri due box. Facciamo che vi do Ruler of the Black Flame e Raging Surf stasera, ma ne metteremo anche altri, non preoccuparti. Poi sai com'è qua. Qui ogni giorno regaliamo carte, quindi gratini. Mi raccomando, non sputazzate perché questo qua muore. Lickitung, il gatto, il topo. Ratatatatata. Ok. Bellissima. Olografica. Se riesco anche a mettere a fuoco, io sarei ancora più contento. Com'è? Si vede bene? Spero che si veda meglio. Flareon, not too bad, not too shabby. Olografica, Flareon. Molto, molto bellina. Molto, molto bellina. Mettiamo
mettiamo qua le tue carte. Devo tenere il pacchettino vicino perché altrimenti devo toccare lo schermo. Ovvio leve, dice Raffle. Ok, vediamo. Oh, state seduti, state seduti. Non andate via perché è successo qualcosa. Io prendo 5 booster Raging Surf. 8, giusto? Sì, stasera in offerta Raging Surf 8 euro per 5 booster. Allora, abbiamo il bruco. Però, fermi tutti, non andare via. Perché, Anto, aspetta un attimo che qua succede qualcosa. Ok? Abbiamo Raging, abbiamo il bruco. Growlithe, Poliwhirl, il cattivone di Team Rocket, Macham, fuori serie. Bravo, le fuori serie sono le Art Rare. E le due fuori serie che ci sono in inglese e in italiano per i 151 sono in realtà all'interno dei pacchettini. Ivysaur, bellissimo olografico. E tra l'altro vedi le Master Ball così voi non ce la... scusami, le Pokéball olografiche così voi non ce l'avete nel vostro set. Questa carta è bellissima. Ma vedete che bellina? E... come on, come on, let's do it. Niente. Cos'è? Un dito? Ma cos'è? Ma che carta è? Ma è nella muffa? Cos'è sta roba? Chi è che ha disegnato sta carta? Cosa avete combinato, ragazzi? Cos'è sta carta? Ditto maledetto, dice Gennaro. I'm sorry, bro, but look. Hai preso un bellissimo Ivysaur e Flareon. Not too bad. Non male, no? Fake Ditto. Sì, sì, è ditto, te lo dico io che è ditto. Ah, fammi prendere il Baffi Gennaro. Gennaro, Gennaro, 803. There you are. Molto, molto bene. Io prendo 5 di Ruler Japan, dice Andrea. Va bene. Come secondo sono un pochino indietro con le... con l'apertura dei pacchetti. Allora, mettiamo le olografiche al buon Gennaro all'interno della sleeve as usual. Ok, e diamo a Gennaro anche le carte comuni e non comuni che a lui piacciono, che sono quelle della, di questo set. Ok, questo qua lo mettiamo qua. E poi all'interno delle comuni non comuni vediamo le sue belle carte. 8 euro anche queste. Quali? Quali? Queste quali? Per i pacchettini devo pagare subito o posso farlo anche dopo? No, i pacchettini vanno pagati prima. Grazie. E intanto i pagamenti sono istantanei, nel senso che i bonifici mi arrivano subito. Dovete fare il bonifico istantaneo. E se no PayPal anche quello arriva subito. Allora, il buon Gennaro anche oggi qua c'è ancora la Master Ball. Come on, tiriamo fuori sta Master Ball oppure no? Allora, a questo punto, visto che qualcuno voleva aprire Raging Surf, aprirò, no vabbè, faccio pullare prima voi e poi alla fine pullo io, così almeno non vi tolgo le robe dal box. Quelle di Ruler Japan. Allora, Ruler Japan ce l'abbiamo, ecco tu, eccolo qua. Abbiamo ancora... queste qua sono scontate a 3 euro. E ho 3-4 box, quindi... vai sereno. Abbiamo pullato niente per adesso. Se vuoi posso farti vedere i pull che sono usciti da questo box. Dammi un secondo. Ciao Lele, dice Paul. Ciao Paul, come stai? Come va Paul? Come va? Chi è, Paul o Tatiana? Io qua ho un vostro box e voi mi dovete dire cosa fare, nel senso che ci sono delle carte che vorrei, che potremmo scambiare. Allora, queste qua sono quelle che abbiamo pullato da Ruler of the Black Flame in giapponese, quindi da questo box. E questa qua è un'olografica, quindi non ci interessa.
Quindi fino adesso, dal box giapponese, abbiamo tirato fuori Tatiana, dice Paul. Ciao Tatiana, come stai? Abbiamo Brum Brum EX. Poi abbiamo Vespiquen EX, Pidgeot Full Art e Pidgeot EX. Quindi non è che abbiamo pollato molto, sicuramente c'è qualcosa dentro questo box da tirare fuori. Aspetta solo voi. Ok, fammi mettere queste qua, via. Bene bene, sto molto bene. Soldi mandati, dice Antonio. Adesso guardo subito e si parte. Allora, questi qua sono i pull di Black Flame, mettiamo qua. Stai lì Tati, per piacere, perché dobbiamo fare uno scambio dopo. Controllo subito il pagamento di Antonio, così apriamo anche i suoi pacchettini e cominciamo con i regali, visto che l'apertura l'abbiamo fatta. Apri questa mail e apri anche questa. Io l'acqua metto. Carichissimi per questo inizio settimana. Ok, non è ancora arrivato, aspettiamo un secondino. Sei sicuro? Hai fatto l'istantaneo? You got money. Ok, trovati, 8 euro. 8 euro per 5 pacchettini di Raging Surf, giusto? Me l'hai scritto nella... Ricordatevi di scrivere nelle note cosa volete, così almeno non dobbiamo aspettare le risposte. Nel senso che se mi scrivete nelle note del pagamento i pacchettini che volete, ve li apro direttamente. Butta qua. Apri questo. Apri questo. Apri questo. Pronti? Allora, diamo una mischiatina veloce e mi dici... A questo punto dimmi qualche numero a caso. Come mettere la mano sotto? Sì, sì, Raging Surf, non te l'avevo scritto, non preoccuparti, mi ricordavo. È semplicemente più semplice, se quando fate i pagamenti mi mettete anche nelle note i pacchettini, così almeno non devo stare qua, non devo chiedere, e quando non chiedo a fare un pochino più velocemente. Però tutto ok, va benissimo. E non vedevo l'ora di aprire questo set perché non so che carte ci sono dentro. Però nel senso, non l'ho mai aperto. Ho un'idea delle carte che ci sono dentro, ma non l'ho mai aperto. Ok, siamo pronti. Nessun volantino qua. No, nessun volantino qua. Mi spiace. Lui dice 5, 12. Allora, pronti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Pronti? Let's do it! Io sto cercando un qualsiasi Garchomp, dice Antonio. Tiriamo fuori questo Garchomp. L'importante è concentrarsi. Sei concentrato? Concentriamoci tutti e diamo una mano a Antonio per trovare questo Garchomp. Andrea dice: fatto l'ele, ne ho presi 4 in tutto. Ne vorrei 2 di 151 e 2 di Ruler of the Black Flame in giapponese. Assolutamente sì, Andrea. Ok, siamo pronti. Zap zap! Zap zap. Pronti? Allora, questo è Antonio. È arrivato anche il pagamento di Andrea. Adesso ti faccio subito. Vediamo Antonio cosa vince intanto. Sono un pochino pesantini a sinistra. Vediamo come va. Dai, eh. Abbiamo trovato un pesce. L'elefantino. Tra l'altro non c'è mica l'elefantino così nel set di Mario che è appena uscito e costa
una cosa come 500 euro, sono uscite, è uscito un set di Mario Bros. Che si trova all'interno solo del giochino della Switch, se non ricordo male. E hanno fatto 1000 carte con l'elefantino, che adesso vale intorno, non so se 500-1000 euro. Si possono trovare i pacchetti solo all'interno del giochino. Un granchio e niente. Perfetto. Non un buon inizio, ma ce la faremo. Ok. Mini Mini. La brutta copia di Vulpix. Bad Guy. E una Switch. Parli di Switch, arrivano gli Switch. Dai Antonio, concentrato. Gasly. Bad Guy. Lapras. Beautiful. Trainer. E... conservami un pack se puoi. Assolutamente sì. Gli ultimi due li teniamo. Uno solo? Come on, come on. Vogliamo vedere qualche pull da queste parti. Andiamo. Ok, una cassa con dentro dell'oro. Non è mai un cattivo segno. Gasly. Un CD. Andiamo. Anche due, dai, va bene. Non c'è problema. Gasly again. Ok, se ti serve a Gasly, ne abbiamo trovato un paio. Cos'è che vogliamo? Garchomp, right? E nulla, assolutamente nulla. Facciamo così, visto che non mi è piaciuto assolutamente il pull che abbiamo fatto, ti regalo io un pacchettino. Vai. Dai, dai che ce la facciamo. Almeno un bel pull. Dammi un bel pull. Ma è possibile? Niente, ne apro un altro, guarda, non mi interessa. Non sono interessato. Diglielo che non siamo interessati alla carta. Non la vogliamo, bellissimo. Ok. Come on. Come on. Un'altra olografica. Va bene, ascolta. Per essere sicuri te lo do io un pull, non preoccuparti. A caso, sei pronto? Questo è il tuo pull di stasera. Allora, come ringraziamento ad Antonio che ha preso 5 pacchetti e sta aiutando tantissimo la live, abbiamo aperto due pacchettini in più perché non abbiamo trovato. Abbiamo trovato le banane, due arance e una mela. Però dobbiamo per forza dargli un pull, non possiamo mandarlo a casa così. E quindi... Maina. Ok. Carter Rare. Not too bad, not too bad. Spero di aver compensato il un draw V anche per me, Lele. Dice Gennaro. Ok. Ok, spero di aver compensato, Antonio, i tuoi pull. Mi spiace tanto che non abbiamo pullato qualcosa di carino questa sera. Però, insomma, ho fatto del mio meglio. Grazie, dice Antonio, bellissimo. Non preoccuparti, è il piacere tutto mio. Allora, fammi vedere se mi sono perso qualcosa. Maronna, ma ragazzi, che sfiga. La sfortuna. Ehi, ascolta, se stai facendo il set hai le carte adesso. Ok. Prendiamo il box di Antonio. Antonio, Antonio, S. Antonio, 808, giusto? Bellissimo Maina. Sì, proprio bello. Allora, mettiamo il volantino all'interno del pacchettino. Sarà un pochino più alto, però almeno magari riusciamo a conservarlo decentemente. Poi mettiamo il pull. Tu non hai olografiche, non avevi fatto pull fino adesso? Avevi solo preso i pacchettini? Ok, non c'è problema, facciamo una busta nuova. Sì, sto cercando di finire il master set di Paradox. Perfetto, allora, adesso hai delle carte in più. Tu
Molto bene, molto bene. Dai, siamo carichi questa sera. All'interno della tua busta. Poi le bustine le mettiamo in mezzo qua. E infine le carte. Molto bene, molto bene. Ti sei dimenticato di qualcosa? No. 800 Antonio. Ok. Quindi Antonio possiamo metterlo di quelli andati. Posso fare una domanda? Puoi farne... Ciao Salvatore, intanto come stai? Non ti avevo ancora visto. Come stai Salvo? Dalla Sicilia, giusto? Allora, intanto apriamo anche Andrea, che non mi ha scritto cosa voleva, però forse mi ricordo, erano due 151 e due... Ruler of the Black Flame, 12 euro, 3, 6, 9, 12. Giusto? Ma come mai per carte coreane costano di meno? Allora, questa cosa qua, non so se ti ricordi, tipo 5-6 anni fa, anche le carte giapponesi costavano molto di meno, fino a quando le persone non si sono svegliate e hanno capito che le carte giapponesi sono fatte con la stessa qualità, se non migliore, parliamo di qualità, controllo qualità, lo stesso se non migliore di quelle inglesi e italiane. Di fatto non trovi molte print line e le carte sono veramente, veramente fatte bene. Ed è un po' quello che sta succedendo con le carte coreane adesso, che ci stiamo un pochino rendendo conto che le carte coreane sono veramente belle. Tra l'altro, fun fact, le carte coreane vengono stampate in Giappone, quindi la stessa, il controllo della qualità è lo stesso, sono molto molto belle. E vedrai che col tempo aumenteranno. A prescindere dal tempo, le singole, se tu vai a venderle o a comprarle su Card Market, hanno un valore del 10-15% in meno rispetto a quelle inglesi e italiane, nonostante i pacchetti costino meno della metà. Quindi vale veramente la pena aprire coreani in questo momento. È il momento esatto per farlo, perché tra 2 anni tu vedrai che le carte coreane alzeranno, insomma, costeranno molto di più. Esattamente, esattamente come è successo per le giapponesi. Perché hanno una qualità maggiore. Se riesci mi piacerebbero le bustine. Ok, le bustine te le lascio tutte. Non c'è nessun problema, Andre. Come va? Come va? Elia, oggi è lunedì. Come è andata la scuola oggi? È stata una bella giornata? Che avete fatto di bello? Ok, teniamo le bustine per loro. Questi non ci servono. Vai con i 151. Capito, capito, dice Salvatore. Vedrai che, tra l'altro, se tu le vendi, ad esempio, hai presente Erika's Invitation? Erika's Invitation è una carta che nei 151 costa in italiano e in inglese intorno ai 30 euro. In coreano costa 60, cioè vale 60 euro, ne vale il doppio. E per quanto riguarda invece il Charizard, il vostro vale 100 euro e il loro vale 80. Cioè, se lo vai a vendere domani mattina, se troviamo un Charizard all'interno di questi 151, lo vendi a 80 euro easy in, o su Card Market o su eBay. Quindi vale veramente la pena aprire 151 in questo momento. Questi sono Andrea e Elia. Sì, sì, tutto bene, giornata tranquilla. Ok, ok. Il lunedì deve essere così, tranquillo. Piano piano si ricomincia. Charmander, il bruco. L'evoluzione di Gloom, Vali Sploom, come diavolo si chiama lui. Rattatatatta. E un Flareon pure a te. Non ci credo! Non ci credo! Squirtle Full Art. Yes! Japanese. What is this? This is the 151. Oh my god. Yes. Yes. Grande Elia.
Non è più tanto tranquillo il tuo lunedì o sbaglio? Very good, very good. Diglielo, diglielo. Era un lunedì tranquillo. Poi ho trovato uno squirto. Fai mettere questo qua qua. Ok. Madonna, sto tremando. Ok. There you are. There you are. Oh my god. Si è caricato. Molto molto bene. Grande Lia. Hai visto? Era un lunedì tranquillo. Poi siamo arrivati qua. Ho detto ciao, apriamo un paio di pacchetti. E via, uno squirto. Tra l'altro è molto ricercata questa carta, quindi se la vuoi nel set, ce la vai nel set, ma a venderla ci metti un secondo. Pronti? Next! Ok, non male, non male! Molto bene, let's do it! Oh, Abra? Magmar? Pikachu, beautiful! Eevee Sour again. Non male, non male. Abbiamo Hunter. Ma questo disegnino? Non sono sicuro di questo disegno. Mi piace? Mi ricorda un po'. Come si chiama quel videogioco futuristico? Scritto coreano 5 euro. Dai, ci sta. No, aspetta un attimo. Non credo che sia 5 euro. Adesso vado a vedere. Poi abbiamo Rino Rino e Blastoise EX! Fermala! Fermatelo! Fermate Lia! Fermatelo! Oddio! Fermate questo ragazzo! Ok? Fermatelo per piacere! Antonio, non voglio dire cosa hai scritto, va bene? Maronna, diciamo Maronna, dai. 4 e 13, scusa, dice. Fammi vedere, perché io non mi fido di te. Vado a vedere subito. Anzi, guarda cosa possiamo fare. Faccio così. Poi andiamo qua. Andiamo a vedere subito lo Squirtle di Elia. Visto che Rafael dice che costa che vale 5 euro. Per curiosità di tutti, let's see. Singole? Scusate, la connessione è un po' lenta, però perché sta andando tutto. Ho attaccato i telefoni, cose. 151. Only available. Squirtle. Search. Doppio pool. Gioca il Super Enalotto, dice Gennaro ad Andrea. Ok, ho sbagliato set. Scusate, ho sbagliato io 7. Pokémon Card 151. Pokémon Card 151. Sarebbe meglio Super Enalotto, dice Andrea. Ma sai che mi sa che ha ragione? Ma non ci credo. No, ma non ce n'è. 4 ore e 13, c'ha ragione. Ah, perché si trova solo nel... No, non si trova solo nel Gatpack in inglese. Come mai questa vale così tanto in inglese rispetto al giapponese? Anche quella giapponese vale 4 euro. Come mai? Che belli Squirtle e Blastoise. C'è sicuramente un motivo per cui Squirtle in giapponese e in coreano vale meno. Cioè, così tanto meno, perché in set inglese e italiano è 20 euro. Sono proprio curioso di capire il perché. Domani mi informo. Qualcuno lo sa? Bravo, bravo Rafael. Bravo Rafael che sa esattamente i prezzi del coreano. Ho andato a vedere, comunque, tanto di cappello. In italiano l'ho venduto a 25 euro 2 settimane fa, dice Gennaro. Che belli Squirtle e Blastoise, dice Manola. Bellini bellini, hai visto? Grande pull. Elia oggi ha detto lunedì era troppo tranquillo per me. Fammi pullare qualcosa. Il naso.
un'allenatrice e Trevenant. Ok, non male, non male. Stiamo un po' compensando i due pool che abbiamo fatto dai 151. Insomma, non male. Ok, ultimo pacchettino. Eh sì, anche io, 27 euro in italiano, dice Raffaele. Ma ci sarà un motivo per cui in giapponese valgono così, valgono meno? Voi lo sapete perché? Perché si trovano nel pacchetto. Nel senso, in inglese e in italiano non devi trovare il God Pack, questo qua lo trovi comunque, no? Sciolto, dico. Nei pacchettini lo trovi, giusto? Squirtle, in full art. Niente, dai, se non lo fermate questo qua si porta via tutto. Elia, Espion, va bene, Espion lo lasciamo lì, ma guarda qua. Cosa sta combinando sto ragazzo? Dovete fermarlo. Fermate Elia per piacere, troppo, troppo. Stai tranquillo un attimo, Elia, perché qua. Fammi prendere una linguetta. Ok, e lì è arrivato e ha detto: sentite, mettetemi un attimo da parte perché devo tirare fuori delle carte dai box. Perché il pull rate non è garantito. Io prendo le buste di nero e bianco, lui tutti i pull. Mentre lì sì, aspetta, il pull rate non è garantito in quelle inglesi italiane. Mentre nei booster box in giapponese c'è garantito il pull rate. È per questo che il valore della carta è minore, dice Raffle. Ok. Ha un certo senso. Tra l'altro, però i God Pack adesso ce li avete anche voi, quindi. Beh, non sono uguali a quelli giapponesi e coreani, perché loro hanno il God Pack doppio. Voi mi sa che avete quello singolo, se non ricordo male. Come si chiama questa trainer? Qualcuno si ricorda il nome della ragazza? In Italia non è garantito, mentre in Giappone sì. Ottimo, ottimi pool. Ascolta Elia, insomma, è stato un ottimo lunedì, direi. Guarda qua cosa ha fatto Elia. L'avete lasciato da solo un secondo, zitto, zitto. E ha detto, fammi fare un paio di pool. Voi non gli avete detto niente e lui è andato. Prendo tutto. Bravo. Sono veramente, veramente contento per te e voglio ringraziarvi. Ok? Tutti voi, grazie mille. Grazie per aiutare la live, siete molto, molto gentili. Sabato aperto 3 Pokémon, 3 Pokémon Go, risultato 2 Blastoise, Lucenti e un Mewtwo. Vastagold. Ok, queste qua sono le tue comuni e non comuni. Magikarp mi piace molto. Adesso, prendiamo il vostro box, ragazzi. Andrea, Antonio. Ok, eccoci qua. Allora, partiamo dalle comuni e non comuni. La waifu da tenere non si sa mai con i giapponesi. Waifu alla trainer. Vediamo se riusciamo a mettere this much. Let me get another one for you. Ok. Bye. Poi i pull. Allora, facciamo così, mettiamo i pull. Alza qua, mettiamo i pacchettini. E infine le carte. Ok, molto molto bene. E andiamo ragazzi, andiamo. Bravi, bravi.
Grazie, grazie mille Andrea, ok? Grazie Elia, siete stati molto gentili, grazie, avete aiutato tantissimo, grazie, 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 spero che, insomma, è andato bene il vostro pool, eh? È andato bene il vostro pool, accidenti. Ok, qua possiamo chiudere. Generale l'abbiamo fatto, Antonio l'abbiamo fatto, Andrea l'abbiamo fatto, questo è andato. Vai con... Facciamo il giochino, ragazzi. Siete pronti? Volevo aprire... No, a questo punto non voglio togliervi il pool, perché qua... Questo box qua è ancora pieno di pool. Mentre qua ci sarà... C'è ancora la Master Ball da tirare fuori, ok? Allora, facciamo il giochino. Cominciamo a regalare dei pacchetti. Fammi spostare un po' di roba qua. Regaliamo due pacchetti oppure no? Accidenti. Allora, abbiamo promesso, insieme ad Antonio, che mettavamo Raging Surf. Poi abbiamo promesso di mettere Ruler of the Black Flame, qui non ci si tira indietro. Sì, Lele, dai. E andiamo con i regali, va. Ma i ragazzi nuovi sono arrivati, hanno salutato e poi non hanno più scritto. Come va, ragazzi nuovi? Siete pronti? Dai che ci sono i pacchetti gratuiti. Manola, eccomi. Sono qua, ci sono, ci sono. Non sto scrivendo, ma sto seguendo, dice Manola. Datemi un numero. Per piacere. Tatiana, ci sei? Francesco, c'è. Antonio, c'è. Cos'è quel numero lì? 1-2-1-2-1-2. Mi fate diventare matto? Cosa vuol dire? No, ragazzi, mi state... sto impazzendo. Fermi tutti, fermi, fermi. Troppi numeri, troppi numeri. Allora, 2 e 12. 1, 2, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Troppi numeri. Datemi un numero, sono arrivati 47.000. No, era 12. Li ho messi entrambi. Ho messo il 2 e 12. Buoni, buoni. Tutto ok, sta andando bene. Non preoccupatevi, non arrabbiatevi, per piacere. Questo lo vediamo qua. Allora, questi qua sono i due pacchettini che diamo in regalo. Poi, cos'è che aggiungiamo? Io aggiungerei i classici trick or trade, che non possono mancare nei pacchetti regalo, perché noi la collezione l'abbiamo finita. Ne mettiamo due lì così. Poi mettiamo XY. Ma ne manca uno. Quale che manca? Fiamme. 151, dice Andrea. No, Andrea, no. Sono troppo povero per i 151. Mi spiace, però guarda che vi metto. Vi metto fuoco infernale. Tra l'altro questo pacchetto è veramente pesante. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8 di nero e bianco. Non può mancare il nostro All Made, che per quelli nuovi, All Made è un set bellissimo giapponese composto da 36 carte con i Pokémon base. Questo qua è un articolo originale Pokémon stampato in Giappone, usato da loro come una sorta di uno, molto molto bello. Ci sono delle bellissime carte qua dentro e questo qua ancora una volta è originale Pokémon, ok? Quindi alziamo il deck e se trovate All Made prendete un Jigglypuff. There you are, Jigglypuff. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va bene. Adesso mettiamo giù le energie. Vi spiego intanto come funziona. Beh, oggi è un giochino nuovo, cioè nel senso, noi il giochino delle buste gratis lo facciamo tutti i giorni. Quindi tutti i giorni potete venire e partecipare al giochino.
che vi permette di vincere le vostre buste gratuite. Ci sono 5 buste tutti i giorni, oggi magari ne mettiamo qualcuno in più perché ci sono 2-3 persone nuove. E facciamo un deck composto da 4 carte per ogni colore. Ok. Questo lo mettiamo qua. Questo lo mettiamo qua. 2. Questo lo mettiamo qua, qua, qua. Arrivo, Non andate via. Ci sono. 4, 4 e 4. Ok, quindi abbiamo una carta energia per pacchetto. Abbiamo Jigglypuff, 4 Psychic, abbiamo Raging Surf, 4 foglie, abbiamo Ruler of the Black Flame, 4 silver, che chiamano metallo, Trick or Trade, 4, poi andiamo con 4 per XY, e 4 carte per confini varcati, ok? E questo è il nostro deck. Adesso mischiamo il nostro deck e facciamo un cambio intanto, perché non mi va di lasciare Charizard lì da solo con l'energia. Facciamo uno sguoco, ok? Così mettiamo per Charizard fuoco e Trick or Trade sarà metallo. Siamo molto molto bene. Adesso questo giochino qua è nuovo, nel senso che noi abbiamo sempre fatto così: chiedevo il numero ai ragazzi e i ragazzi mi davano i loro numeri, io pescavo e davo loro il pacchettino. Però visto che stiamo diventando sempre di più, non possiamo dare 200 pacchetti ogni sera, ne diamo 5 o 6 comunque tutte le sere, quindi tornate tutte le sere a prendere almeno i pacchettini gratuiti e facciamo un giochino nuovo. Siete pronti, ragazzi? Voi che fate parte della community da tanto tempo ormai, guardate questo giochino. Allora, cambiamo scena. Tada! Ok, chiudiamo la cianfrusaglia. E questo è il giochino nuovo. Adesso metto qua i vostri nomi. Abbiamo Antonio. Poi abbiamo Salvatore. Gennaro. Andrea Elia. Poi abbiamo Manola. Poi abbiamo, datemi una mano, Federico. Chi manca? Rafael, scusami, Rafael. Rafael. Francesco. Chi manca? Ci siamo tutti? 8? Vado? Che faccio? Lascio? Vai, facciamo questo giro e poi al massimo se arriva qualcun altro aggiungiamo anche lui. Poi clicchi su Dan. Questa è la prima volta che lo faccio, quindi se succede qualcosa che non va bene cercate di avere pazienza. Ok, adesso la gara la facciamo durare un minuto. Questo è un minuto. Vadi, dice Andrea. Vadi. Siamo pronti. Allora, fammi togliere la musica perché c'è il rumorino delle... Voglio che sentiate... Adesso è la prima volta, quindi lo facciamo in maniera un pochino diversa. Set. Credo che sia così. E qua ci siete voi, ragazzi! Qua ci siete voi, guarda che bellini che siete! E poi so che se faccio shuffle vi cambio la paperella. Tadan! Ok? Quindi shuffoliamo ancora un'altra volta. Ok? Siete pronti? Cominciamo? Voglio sentirvi veramente urlare per la vostra paperella. È partita! Andiamo! Si è bloccato tutto? No, non si è bloccato. 50 secondi. Gennaro! Non lo trovate bellissimo? Vi metto la musica intanto. Ma li sentite le paperelle? Si sentono? Le sentite o no? Io spero che le sentiate. Vabbè, dai, per la prima volta facciamo senza musica, giusto perché vorrei che sentiate le paperelle. Troppo figo! Gennaro! Gennaro sta andando, non gli interessa di niente, lo voglio io il pacchettino.
Spostatevi tutti. Attenzione. Attenzione Elia, basta, basta Elia, per piacere, troppo, è troppo. Non ci credo. Gennaro dice non mi arrendo. E andiamo! Francesco! Vai Francesco! Allora, voi dovete dire, no, non è fantastico? Io lo trovo fantastico questo gioco. Lo trovo veramente bello e lo useremo per fare le giveaway, queste cose. È proprio carino, no? Nel senso che se facciamo, non so, 100 persone si iscrivono al giveaway, mettiamo qua 100 paperelle e le facciamo partecipare per il giveaway. Io lo trovo veramente, veramente simpatico. Francesco, dimmi un numero per piacere. E non andate via perché ce n'è per tutti. Adesso lo rifacciamo per gli altri anche, eh. Vai, vai Fra, dimmi il numero. Bello bello, dice Andrea. È carino, vero? Poi magari possiamo fare le gare di 30 secondi, le facciamo durare meno, ci divertiamo. Sì. 30 secondi, stavo pensando la stessa cosa, Antonio, bravo. Numero 3, dice Francesco. Allora, 1, 2 e Psychic, Jigglypuff, è tuo. È tutto tuo, Jigglypuff. Perfettamente centrato. Molto bello, all made, tra l'altro. Questo qua, per chi è amante delle carte collezionabili, sono veramente, veramente belli gli all made. Gennaro dice esatto, 30 secondi. No, 30 secondi secondo me è perfetto, era giusto, ve l'ho detto, è la prima volta che lo faccio, siamo qua tutti insieme. E io lo trovo veramente, veramente figo. Fammi prendere la scatola di Francesco. 810. E adesso rifacciamo la gara. Allora, i pull sono qua di Francesco. Mettiamo dentro il suo Jigglypuff. È carino sto Jigglypuff. Io quando l'ho visto ho detto questo qua voglio portarlo anch'io alla live. Perché deve essere proprio carino. E questo qua si può fare per tutte le cose. Io stavo pensando anche ai breaks. Allora, più avanti noi faremo dei breaks. Non so come li chiamate in italiano. Quando si condivide un pacco, adesso vi spiego. Allora, io voglio portare questa cosa qua. Allora, quante volte ho detto allora? L'ho detto abbastanza. Noi abbiamo qua i 7 allenatori fuori classe di Luce Altezza Siderale. Ok? Adesso facciamo altre gare, non preoccupatevi, le facciamo subito. Voglio solo spiegarvi questa cosa per dirvi dove volevo arrivare con le papperelle. Allora, noi abbiamo questo set di allenatori fuori classe di Luce Altezza Siderale e noi lo vendiamo a quanto? 5x8 quanto fa 40? Ok, lo vendiamo a 40 euro. Mettiamo che 5 persone pagano 5 euro, 5 per 5 25, no, quanto fa? 8 persone pagano 5 euro a testa e li facciamo correre con soli 5 euro, li facciamo correre nella gara delle papere. Quello che vince porta a casa il set allenatore fuori classe. Quindi è vero che 8 persone pagano 5 euro, però una sola vince. Possiamo fare magari primo posto e secondo posto. E si porta a casa il set. Cosa ne pensate? Si chiamano breaks in inglese questi qua. Non so se li avete in italiano, sicuramente li avete, magari li chiamate in maniera diversa, però si chiamano breaks. Li chiamiamo breaks noi in inglese. E sono molto carini perché in pratica con un piccolo investimento si può partecipare per prendere qualcosa che ha molto molto più valore. Tipo, possiamo fare la stessa cosa con 10 persone, pagano 10 euro e si portano a casa un booster box del 25° anniversario con un piccolo investimento di 10 euro. Io l'ho trovato carino e più avanti vorrò fare questo tipo di cose. Nel senso, lo proviamo, no? Proviamo a vedere se va e se vi piace. Se vi piace possiamo utilizzare questa cosa qua delle gare, altrimenti facciamo qualcosa di diverso. Allora, ripartiamo però questa volta. Clear. Si è bloccato tutto. Clear. Ok, ce l'ha fatta. Edit list. Adesso togliamo Francesco. Ok, che ha vinto il suo pacchettino. Diamo la possibilità a tutti di vincere. Togliamo i 30 secondi, ne mettiamo 30. Scusate, togliamo il minuto e mettiamo 30 secondi.
o 3 minuti se volete. Ok, ancora ce la farò, promesso. Prima di mezzanotte, 7. Ok, qua ci siete voi. A questo punto facciamo che i prossimi 1, 2, 3, 4, 5. Allora, a questo punto il pacchettino lo diamo a tutti. Però avete capito la cosa della gara? O facciamo le gare? Facciamo le gare. Partito, 30 secondi. Rafa, è in testa. Antonio che lo segue. Ci sta, secondo me, dice Antonio. Secondo me è molto molto carino. È anche la cosa dei breaks, che magari uno investe, non so, 3-4 euro e ha la possibilità di aprire dei, di avere un booster box intero solo per lui con non so, 3-5 euro. Vediamo quanto fare. È molto carino, ecco. Manola! Oh! Manola è arrivata e ha detto: passatemi subito un pacchetto. Manola, dimmi il numerino per piacere. Ma come, l'ultimo ora? Vai Paperozza. Era l'ultimo, Raffel? Vai Manola, dimmi il numero. Intanto ti prendo il tuo box. Box nuovo per Manola, numero 7 dice. Ok, preparato il tuo box, numero 7. Lele, non si può fare a classifica, l'idea è bella ma ci vuole un sacco di tempo. Hai ragione, adesso ti spiego come volevo gestirla questa cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manola vince Ruler of the Black Flame, un pacchettino gratis per lei, bellissimo. Ruler of the Black Flame, sapete già cosa stiamo cercando, non bisogna dire niente qua. Allora, in pratica volevo far girare questo giochino. Uno ogni 10 minuti, quindi ogni 10 minuti facciamo una gara. Noi facciamo sempre un'ora di live. Oggi sta andando un pochino più lunga perché c'è stato l'unboxing e tutto. Però generalmente sai che facciamo dalle 8 alle 9 e basta. Io alle 9 me ne vado. E quindi quello che avevo pensato è fare ogni 10 minuti far partire una gara. Tanto se diamo 5 pacchetti per ogni sera, vuol dire che 5 persone possono vincere. E se ne facciamo uno ogni 10 minuti, diamo via i 5 pacchetti. Ha senso quello che ho detto? Il fantasmino, Togepi, la trainer invecchiata, questa qua non è a fuoco, ok. E niente, un pacchettino freddo, però intanto ti spiego come funziona Manola, guarda qua. Allora, noi facciamo così in questo negozio. Tu puoi venire qua tutte le sere a prendere i tuoi pacchettini gratuiti, le tue carte gratuite, e noi regaliamo tutti i giorni carte e pacchetti, ok? Quindi puoi venire tutte le sere, siamo qua, dalle 8 alle 9, tutta la community è qua che ti aspetta a braccia aperte. Così è top, dice Gennaro, ok? Sono contento che hai capito e che mi sono spiegato recentemente. Quindi quello che facciamo è questo. Tutte le volte che tu vinci qualcosa o compri qualcosa, noi mettiamo i tuoi pool e le tue comuni e non comuni, se le vuoi, ok, queste carte qua, all'interno del tuo box, che è questo qua che vedi qua davanti. Adesso ti do un numero, che sarà il tuo numero, forever and ever. E tutte le volte, quindi, che peschiamo qualcosa per te, lo mettiamo all'interno del tuo box. E quando il box è pieno, oppure quando vuoi tu, puoi mandarmi una richiesta, un pagamento di 6 euro e io spedisco il tuo box il giorno dopo e arriva in 2 giorni a casa tua, dove sei in Europa. Il tuo numero è 811. Sì, il tuo numero è 811. Quindi questo qua è il tuo box e ci mettiamo dentro i tuoi pool e le tue carte. Quando vuoi tu, in qualsiasi momento, mandi 6 euro e io il giorno dopo spedisco il tuo box che arriva a casa tua in 48 ore. Noi siamo convenzionati con Bartolini e spediamo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, ok?
Quindi in 2-3 giorni hai a casa tua il box. Quando è pieno, ti dico io, Manola, il tuo box è pieno, dobbiamo fare una spedizione. Se invece lo vuoi prima, mi dici, Lele, a me non interessa che il box sia pieno, le carte che ho dentro lì le voglio avere in mano adesso e io te lo spedisco il giorno stesso, ok? Questo è il tuo box, mia cara. Adesso devo solo scrivere il tuo nome, tanto vi ho preso dentro. Adesso non facciamo più il giochino perché, come dice Gennaro, non è che posso tenervi qua tutta sera. Adesso diamo un pacchetto a tutti quelli che mancano, ok? A tutti diamo un pacchetto gratuito. E da domani facciamo in 10 minuti. È carino in 10 minuti, così almeno facciamo in 10 minuti la gara. E vediamo a chi dare il pacchettino o no. Devo scrivere il nome di Manola Soncini, ok. Manola Soncini 811. There you are. Beautiful. This is you. Spettacolo, dice Raffo. Sono contento che avete capito che mi sono spiegato decentemente. Qua. Ok, ci siamo. Vai, allora, pacchettini per tutti. Fammi togliere qua la cosa. Lo volevi, Manola, il pacchettino vuoto? Se vuoi te lo metto dentro il box. Poi se domani non lo vuoi te lo tolgo, lo butto. Vai, chi manca stasera? Manca Rafael, dimmi un numero per piacere. Così vi faccio tutti al volo e ce ne andiamo tutti a dormire. Beh, e lì andrà a dormire. Io devo chiudere il negozio e me ne vado a casa. Manola, sì, lo voglio. Ok, l'ho messo già dentro il tuo box, non preoccuparti. Vai, Rafael, dimmi il numero. 20 sono. Oh, madonna mia, questo ragazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. E Raging Surf. There you are. Questo è il tuo pacchettino. Intanto il mio telefono si è scoppiato per qualche ragione. There you are. Rafael, Shinx, bad guy, Minu, la caramella, non ci credo, questo qua, va bene, allora questo qua è il Pokémon nuovo EX, com'è che si chiama? Aiutatemi con i nomi, please. Rafael, 809, yes. Stasera le sederate. E mi spiace tanto ancora per Antonio. Spero che veramente i pull che gli ho messo dentro siano serviti a compensare la freddura. Però è così, è normale. Nel senso che sapete, se aprite Pokémon, se aprite le carte collezionabili, è così che funziona. Ogni tanto troviamo la frutta e ogni tanto troviamo i pull. It is what it is. Do not be mad. Allora, queste cose le comuni non comuni, sto facendo una cosa sbagliata. Poi prendo un pacchettino nuovo. Gimme Ghoul, dice Raffle. A Gimme Ghoul è il suo nome? Ok, non ce lo ricorderemo mai. Io non me lo ricorderò mai. Bellina sta carta, eh? Bravo Raffle. Sono contento che state facendo i pull. Bravi ragazzi. Concentrati. Così vi voglio. Attivi. Vai. Poi andiamo anche le comuni. E da oggi lunedì sarà sempre unboxing, ok? The mystery box. Lunedì è mystery box per sempre. Oddio. Adesso cominciamo a fare lunedì mystery box, ok? Quello che non faremo più sarà rimpiazzare quei pacchettini lì, ok? Nel live. Vuol dire che facciamo una corsa ogni 10 minuti, però non rimpiazziamo più. Adesso lo facciamo perché ci sono le persone nuove, sono contento di regalarvi le cose. Però non rimpiazzeremo più i pacchettini. Quindi se trovate la carta, ad esempio, se troverete una foglia da domani in poi,
non trovate niente, ok? Quello lì era Raging Surf. There you are. Vai! 7 dice Federico, 4 dice Federico. Voglio quel mio, dice Gennaro. 1, 2, 3, Federico. Ruler of the Black Flame, let's do it. Nove per me, dice Gennaro. Va bene, Gennaro, sarà il prossimo. Il delfino. Dai, guy. Ink. Bella sta ranocchia. Ok. E. Oh, hai trovato un fenicottero. Caro mio Federico, pacchetto freddo per te, mi spiace. Stai prendendo il tuo pacchetto. La frutta per Federico oggi. Va bene Federico. Non vogliamo lamentarci. Stasera le hold te le lascio. E grazie, grazie. Tra l'altro dovrò sicuramente comprare un altro pacchetto, lo comprerò di sicuro, così almeno se volete prenderle o se le vogliamo mettere nel giochino ce le abbiamo, perché sono veramente troppo belle. Gennaro, 9. Ok. Manca sicuramente qualcuno qua, Francesco l'abbiamo già fatto. Chi è che manca? Chi è che manca nei pacchettini gratuiti? Andrea, Elia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Gennaro. 9. Pacchettini di presentazione, Gennaro, cos'è che vorresti? Dei nero e bianco. Vai con 12, dice Antonio. Questo è Gennaro? Io vado ragazzi, buon proseguimento. Ciao Federico, grazie per essere passato veramente, grazie mille, ci vediamo domani, ok? Grazie, 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 grazie. A piacere scegli te, Lele. Facciamo il primo con Fini Varcati, che è un ottimo set. Abbiamo? Grazie Fede, buona serata. Ma noi con Fini Varcati l'avevamo aperto. Io questo libricino non mi ricordo di averlo visto. Guarda che bellino. No, ma un attimo solo, ma noi con Fini Varcati l'abbiamo mai aperto? Ma non me lo ricordavo proprio. Ah, ma è bellissimo. Ma è diverso dagli altri. Oh, ho scelto bene, ho scelto. Psyduck. Mega Ball. E tra l'altro in tutti i pacchettini questi qua di presentazione che potete acquistare a soli 3 euro, sono in offerta, dovrebbero costare 5, avete sempre il libricino con la checklist di tutto il set. Caldio, dice Antonio. È lui. Ok, vediamo cosa ha trovato il nostro Gennaro. Lui ne abbiamo trovati oggi stasera, no? Switch. Questo qua, questi qua che sono vintage, non so se vale qualcosa questo Switch. E Electrobus. Bellissimo pool secondo me. Anche se non abbiamo trovato l'olografica, un ottimo pool e un ottimo pacchettino questo qui. Sono molto molto contento per te. Io sarei contentissimo. Eccolo qua. Apriamo il pacchettino di Gennaro. Grazie, con questo vi lascio, a domani, ciao a tutti. Ciao Gennaro, grazie, grazie a te, grazie mille, ci vediamo domani. Chi manca qua? Mi mancava Antonio. Antonio, tu non l'abbiamo ancora, non abbiamo già preso il tuo? Mi confondo con i pacchettini che hai preso? 12. Io mi fido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ah, ecco, l'ha beccato lui, il mio. Bravo Antonio. Questo sì che è un pull. Tra l'altro te lo metto anche a te nel top loader, perché questi Mew sono centratissimi. E se lo fai gradare, questo qua è 70 euro 10, eh. Quindi ti consiglio di farlo gradare. E se vuoi aspettare a gennaio, noi abbiamo le convenzioni con CGC e faremo gradare anche noi le carte che avete qua. Nel senso che da gennaio noi cominceremo a lavorare con CGC come terzo, come si dice, intermediario. E quindi le carte che avete qua, se volete farle gradare, le mandiamo a gradare. Allora, Antonio, giusto, sì. Ottimo, ottimo pull. Oh, sono contento che ci siamo rifatti. Tra il Mew e la V, che comunque è Maina, carte rare e tutto quello che abbiamo trovato, ci siamo rifatti dai pull freddi che abbiamo trovato da Raging Surf. Antonio, 808. Quanto costa gradare una carta? Allora, costerà intorno ai 20-25 euro da CGC, che è questa compagnia qua. Vabbè, la conosci CGC? È una delle mie favorite, non so perché altre persone non... Ci sono un po' di persone che non rispettano CGC come dovrebbe essere rispettato, perché CGC c'è da una vita. Io la trovo molto meglio di PSA. Loro sono CGC, sono quelli blu che facevano... Prima era l'etichetta blu con i 4-5... dove scrivevano le 4-5... come si dice? Voti per gli angoli, i bordi, la surface, la centratura. Adesso invece non lo fanno più, non ci sono i mezzi numeri più, fanno i 10 e c'è il 10 d'oro che è Perfect 10, che in pratica è nickel. Quanto costa gradare una carta? 20 euro, circa una ventina di euro costerà gradare una carta da noi, che poi non è da noi ma è CGC, circa una ventina di euro. Poi. Chi manca? Manca qualcuno per i pacchettini? Chi è che non ha preso il suo pacchettino a regalo oggi? Qualcuno non ha preso il pacchettino a regalo? L'abbiamo dato tutti? Non abbiamo lasciato nessuno senza niente? Bulbasaur. Andrea manca. Andrea, Elia, non mi dite niente che vi manca il pacchettino, accidenti. Ok, pronti. Vai, numero. Andrea dice 1. Penso che sia 1 il tuo numero, perfetto. Scusami. Sono io che non sono concentrato. E Regine Surf. Oggi apriamo e spacchettiamo. Sono molto contento per voi. Intanto Tatiana se n'è andata, vero? Perché io volevo delle carte dal suo box. Andrea, figurati. Ok, grazie mille. La ragazza con l'ombrello. Niente. Un pacchetto freddo. Però mettiamo tutto dentro. Ti metto anche la bustina che so che ti piacciono. Andrea. Allora. Ok, ci sta che avete pullato le cose fredde adesso. Ok, quello lì era troppo. Garchomp. C'è anche un Garchomp qua. Tivul, dice Raffle. Ottimo. E la bustina vuota l'ho messa qua. Ecco qua. Comuni e non comuni. Vai. Ok.
Va bene. Grazie a tutti per essere passati alla live di questa sera. Mi raccomando, se andate su YouTube c'è il giveaway, iscrivetevi al canale YouTube, mettete mi piace su un qualsiasi dei nostri video e commentate con la frase I am one of the first 100 se non l'avete già fatto, e parteciperete al giveaway per i primi 100 iscritti al canale YouTube. Ci sono 30 partecipanti e ne mancano 70, quindi presto ragazzi. Faccio anche il giveaway su Facebook, perché voglio arrivare, ci sono due cose che voglio fare giveaway: Facebook e TikTok, perché appena raggiungiamo 1000 followers su TikTok facciamo le doppia live, facciamo una live qua e una live là, e magari su TikTok ci proseguiamo, nel senso che vorrei fare una live dalle 8 alle 9 su Facebook tutti i giorni, doppia live, nel senso che comincia alle 8, dalle 8 alle 9 su TikTok anche, però su TikTok continua fino a, non so, mezzanotte, l'una, mentre su Facebook sarà sempre dalle 8 alle 9, quindi state connessi che ci sarà ci saranno giveaway sia per il canale di Facebook, perché vogliamo arrivare a 1000, e per il canale di TikTok. Grazie a tutti, grazie Manuela per essere venuta, sono molto contento che fai parte della nostra community, spero che tu ti sia divertita, spero che tutti voi vi siate divertiti, vi ringrazio infinitamente per essere venuti. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. Ci vediamo domani alle 8. Buona serata.